Allora, in linea Monsignor Sanguinetti, Vescovo di Tempio Pausania Ampurias. Buongiorno Monsignor Sanguinetti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Banale la domanda, come state, che cosa possiamo fare per voi e che cosa la Chiesa sta facendo in questo momento? Ma questo è il momento, diciamo, del dolore, della preghiera e della solidarietà. 14 morti, almeno fino a questo momento, speriamo che il numero si fermi, fino a questo momento in tutta la Sardegna, 8 di questi soltanto nella città di Olbia, quindi nella mia diocesi. Oltre a tutti i disagi per case allagate, esercizi chiusi, intere aziende distrutte, cioè voglio dire, è davvero una catastrofe di proporzioni enormi. C'è il dolore per queste morti, c'è in qualche maniera la preoccupazione per chi è rimasto senza casa, e devo dire però che la gente, la città e il territorio si sta mobilitando, e la disponibilità all'accoglienza, oltre che delle strutture alberghiere anche nelle case, cioè voglio dire, tutti quanti ci si sta mobilitando per alleviare il più possibile i disagi che la gente e la popolazione sta affrontando. Noi come Chiesa stamattina, fra qualche ora, io incontrerò i parroci e sacerdoti della città per offrire, evidentemente già l'abbiamo fatto attraverso la comunicazione e la protezione civile, noi mettiamo tutte le nostre strutture a disposizione per qualunque tipo di esigenza, e poi vediamo attraverso quali strade è possibile, noi daremo la nostra parte anche come comunità cristiana e come Chiesa diocesana per venire incontro a questa emergenza. Monsignor Sanguinetti, lei ci conosce bene, lei sa che certo. Ormai siamo una grande famiglia, noi ci permetteremo probabilmente di disturbarla proprio dopo questo incontro, perché una famiglia che si stringe attorno alla sua diocesi, attorno a lei, attorno ai suoi sacerdoti. Posso chiederle, anche se è difficile, ma nessuno più di voi che conosce, anche che sa cosa significhi non restare mai solo, perché accanto a noi c'è Dio. Che parole di speranza si possono dare in questo momento, Monsignor Sanguinetti, perché non abbia a prevalere la disperazione di questo fenomeno così straordinario, eccezionale, così mostruosamente eccezionale, che ci lascia veramente sgomenti? Ma la traduzione della parola speranza avviene attraverso un'altra parola: amore, solidarietà, vicinanza, prossimità. Io credo che questo sia in questo momento la preghiera per noi cristiani, l'assicurazione della nostra preghiera, ma l'assicurazione della nostra vicinanza, della nostra prossimità, della condivisione del momento del dolore, della difficoltà. Ecco, questa è la parola di speranza che in questo momento ci sentiamo di rivolgere a chi ha perso famiglie, madre con figlia, un'altra famiglia distrutta, sì, in un incidente per il crollo di un ponte. Cioè, vuol dire, famiglie gettate nella più nera disperazione, e chi ha perso le cose, chi ha perso la casa o comunque vede le proprie certezze in qualche maniera compromesse, ecco, noi possiamo assicurare: non siete soli. Ecco, insieme forse possiamo superare questo momento di emergenza. Monsignor Sanguinetti, è tempo di carezze, è tempo di abbracci per la sua gente. Per noi è tempo di parole, lei lo sa, perché noi possiamo far quello. Cassa di risonanza anche ai vostri bisogni. Ci permettiamo di disturbarla più tardi, se lei ce lo consente. Perché no, volentieri. Grazie Monsignor Sanguinetti, grazie di cuore, Vescovo, ricordiamo, di Tempio Pausania, Ampurias.